Gai, allora, oggi per te esordio da titolare in questa partita di Coppa Italia. Sei stata lì in mezzo al campo a lottare, soprattutto a distribuire un po' di palloni. Insomma, che partita hai visto intanto? No, è stata sicuramente una partita difficile contro un avversario tosto di un'altra categoria. Abbiamo coperto bene, all'ultimo ci siamo un po' abbassate, abbiamo subito, però tutto sommato abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Una partita letta molto bene da parte nostra, insomma siamo andati in vantaggio, poi era chiaro magari subire un pochino nel secondo tempo la forza di una squadra appunto che gioca in Serie A. Secondo te che cosa è mancato per riuscire a portarla a casa? No, sicuramente abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo costruito, abbiamo dimostrato di poter giocare palla a terra e non solo con lanci lunghi. L'unica cosa, forse qualche attenzione in più verso la fine ci avrebbe portato a casa la vittoria. Cose che succedono, squadre di alto livello comunque soddisfatte. Tu sei soddisfatta della tua partita? Ma c'è sempre da migliorare. Quel tiro avrei voluto che entrasse in porta, però tutto sommato soddisfatta. Emozione per l'esordio dal primo minuto? No, è stata una bellissima emozione, ringrazio il mister per l'opportunità e spero di giocarne tante altre così. L'ultima cosa, è importante sicuramente incanalare la rabbia negativa per un finale che non volevamo in atteggiamento positivo per essere riusciti a pareggiare contro una squadra di Serie A. Sicuramente il rigore concesso alla fine ci sarà d'aiuto anche in settimana per migliorare, correggere gli errori e ci darà la spinta, magari quello che ci manca, per vincere le partite e chiuderle subito dall'inizio.